Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarà l'ultimo video del 2018 e ho deciso di fare i beauty favorites del 2018. Cioè, vi faccio vedere tutte le mie migliori scoperte o riscoperte del 2018. Ora, non vorrei che questo video diventasse troppo lungo, però ho davvero tante cose da farvi vedere e cercherò di parlarvi di ogni cosa non troppo a lungo, in modo che questo video non diventi davvero di 40 minuti. Ho cercato di selezionare proprio le migliori cose che ho utilizzato in quest'anno, così almeno non vi faccio rivedere tutto quello che avete già visto. Di ogni cosa trovate tutorial, recensioni, try on. Sono tutte cose che già avete visto all'azione, insomma. Vorrei spendere proprio due paroline per ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dato nel 2018, che per me è stato davvero un bellissimo anno, oltre al canale che è cresciuto tantissimo e siamo diventati davvero una bella community. Anche se ogni tanto c'è qualche mela marcia, però devo davvero ringraziarvi perché in generale il 99,99% di voi siete davvero delle bellissime persone, mi scrivete sempre dei commenti super mega carini e quindi appunto non posso che ringraziarvi davvero con tutto il mio cuore per quello che fate per me, perché comunque stiamo mandando avanti questa avventura e mi sto impegnando davvero tantissimo e vi ripeto, grazie appunto del supporto che mi date, sarò ripetitiva, però ci tengo davvero a dirvelo. La cosa che sto iniziando a vedere è che siccome stiamo diventando davvero davvero tanti qui su YouTube, ma allo stesso tempo sta crescendo anche Instagram, mi sta diventando difficile rispondere a tutti quanti. Cerco sempre di rispondere a tutti, lo sapete, metto sempre il cuoricino, che anche se sembra uno stupido cuoricino, per me è quello davvero un abbraccio che vi mando. Quel cuoricino per me significa davvero qualcosa di più che un semplice cuore, cioè prendetelo come un bacino qui che vi do. Quando vedete il cuoricino, c'è un bacino per ringraziarvi. Visto che stiamo crescendo su entrambe le piattaforme, ormai su Instagram siamo tipo 12.000, qualcosa del genere, qui su YouTube sfioriamo i 50.000. Mi sta diventando difficile rispondere a tutti quanti, quindi perdonatemi se manco qualche commento sotto qualche video. Sto cercando di rispondere soprattutto ai commenti negli ultimi video, non tanto ai commenti che vengono lasciati nei video vecchi, perché vi ripeto, sembra tipo, ah, vabbè, ma che cosa ci vuole? Io vi giuro che passo le ore intere a rispondervi. Qui su YouTube, a rispondervi sotto le foto su Instagram e a rispondervi in privato su Instagram. Quindi scusatemi se dovessi mai mancare un vostro commento o qualsiasi cosa, comunque sappiate che lo apprezzo davvero tantissimo. Il 2018 per me è stato un bellissimo anno, oltre che per questo perché ho cercato di lavorare molto su me stessa e credo di essere migliorata, cioè di aver migliorato tanti aspetti della mia testa, della mia vita e della mia testa. Il 2019 sarà un bellissimo anno, ragazzi, me lo sento. Quando arrivo a questo punto dell'anno mi sento sempre un po' malinconica, soprattutto negli anni passati, che non sono stati proprio il massimo per me. E spero sempre, ah, quest'anno se ne va e ne arriva uno migliore. Il 2018 è stato un bellissimo anno. E il 2019 sono sicura che lo sarà ancora di più. Ho tantissimi progetti su cui ho lavorato quest'anno, ma anche diciamo dall'anno precedente, diciamo soprattutto quest'anno 2018. Spero di riuscire finalmente a portare questi progetti alla luce. Diciamo che l'anno passato è stato un anno di lavoro così, e adesso speriamo che sboccino tutti i progetti su cui ho lavorato. Quindi vi avviso, aspettatevene delle belle quest'anno. Detto ciò, iniziamo con i best del 2018. Allora, vorrei andare un po' per ordine. Sono praticamente i prodotti che mi vedete utilizzare sempre, quindi non aspettatevi chissà quale roba tiri fuori dal cilindro, sono le cose che mi vedete utilizzare sempre. Primo tra tutti il NARS, come si chiama? Soft Matte Complete Concealer. Questo qui è un correttore nel barattolino che utilizzo prima di applicare il fondotinta. Le mie occhiaie sono super scure, quindi ho bisogno di qualcosa di davvero forte. Fino all'anno prima utilizzavo sempre quello di Kryolan, però Kryolan è molto difficile da reperire. Mi piace ancora tantissimo quello lì, soltanto che non lo utilizzo più, soprattutto quando giro i video, perché preferisco utilizzare qualcosa che tutti potete acquistare. Questo qui è praticamente l'unica cosa più costosa che non riesco a sostituire con qualcosa di economico.
Non riesco a trovare niente che è paragonabile a questo. Se devo fare una piccola distinzione tra Kryolan e Nars, ho trovato che quello di Nars è leggermente meno secco rispetto a quello di Kryolan, quindi se avete un contorno occhi che si segna davvero tanto, forse questo è meglio. In generale è un ottimo correttore sia, diciamo, per preparare l'occhiaia a fondotinta e correttore illuminante, sia da solo, quindi se non avete particolari problemi di occhiaie o comunque in generale un giorno volete un trucco più leggero, fa un ottimo lavoro anche da solo. Passiamo ai fondotinta. Sì, avete la nausea di questi due fondotinta, sono quelli che ho utilizzato di più in quest'anno. Sono il Bourjois Ultimix Foundation, che utilizzavo già tanti anni fa, però diciamo l'ho riscoperto tantissimo in quest'anno, ho finito non so quante bottigliette di questo fondotinta. E il secondo invece è il Wet n Wild Photo Focus Foundation. Questi sono stati i due fondotinta che ho utilizzato di più in quest'anno, perché sono, diciamo, medio leggeri, non troppo pesanti. Quando voglio qualcosa di luminoso utilizzo questo, quando voglio qualcosa di opaco, come in questo momento, utilizzo quello di Wet n Wild. Entrambi sono molto economici e facilissimi da reperire. Di ogni cosa, comunque, mi sono dimenticata di dirlo, vi lascio il link qui sotto in modo che possiate trovare tranquillamente dove vendono i prodotti. Se vi piace il trucco che indosso, ho appena registrato il tutorial, quindi aspettatevi un tutorial di questo look. Se non vi piace, non vedete il video. Mi sono dovuta alzare un attimo per bere un bicchiere d'acqua perché chiacchiero troppo. E è il secondo video che sto girando, quindi già è tanto che sto parlando. Ho riscoperto questa terra di Rimmel, che è la Natural Bronzer Waterproof Bronzing Powder. La utilizzavo anche questa un sacco di tempo fa, poi l'ho abbandonata. L'ho riacquistata e si vede che c'è il buco al centro, quindi significa che la sto utilizzando davvero tantissimo. Mi piace un sacco, è una terra molto modulabile, quindi non vi fa subito la strisciata marrone, ma vi consente appunto di modularla a seconda dell'effetto che state cercando. Si sfuma molto bene, dura tutto il giorno sul viso e anche questa la trovate sia su internet sia nei vari acqua e sapone e profumerie del genere. Per quanto riguarda i blush, ho fatto due scoperte quest'anno. Prima di tutto Luminoso, che è il blush di Milani, quello che mi vedete utilizzare sempre. Io credo di utilizzarlo già dal 2017, se non erro. Comunque, in ogni caso, quello mi piace tantissimo. Ho preso un altro colore di quella linea che si chiama Dolce Pink, che è questo qui, è a base rosata, molto molto carino. È un po' pigmentato, quindi occhio quando lo applicate, se no rischiate l'effetto Heidi. È un blush molto luminoso, non a livello di glitter, cioè non si vedono i glitter, però si vede la luminosità sullo zigomo, quindi se ovviamente non vi piace l'effetto luminoso evitatelo, altrimenti dà un bellissimo effetto di guance super sane. Altro blush è questo di Make Up Revolution. Io sto adorando follemente questo blush, a partire dal colore, che è qualcosa di stupendo. Cioè è come se, così si vede, sembra super pescato, però una volta applicato dà un effetto così naturale al viso che non sembra né troppo pescato, quindi né troppo arancione né troppo rosa, sembra quasi come se fosse proprio il colore della mia pelle leggermente arrossata. Mi piace tantissimo, mi piace che c'è la possibilità di decidere su che gradazione di colore andare. Anche questo è luminoso, ma non come l'altro. Quello di Milani è una specie di specchio leggermente dorato, invece questo è un luminoso molto più naturale, che non dà fastidio, si avvicina molto di più al colore dell'illuminante, ad esempio quello che porto in questo momento. Super naturale, super super economico, e non so perché non l'ho acquistato prima, perché è veramente bellissimo. Rimanendo in tema illuminanti, ho scoperto due illuminanti di Make Up Revolution davvero molto molto belli. Il primo è questo qui, che è della linea I Heart Revolution, che è praticamente quella con il cuoricino, e questo qui è il Rose Gold Glow. Praticamente dovrebbe essere, se non sbaglio, la copia dell'illuminante di Kylie Jenner, non so se della linea classica o di una collezione che ha fatto, e c'è una parte che è più dorata, champagnina, l'altra parte che invece è più rosata, super luminoso. Diciamo che non è glitterato, ma è quasi specchiato questo illuminante. Questo colore va bene per una carnagione da chiara a, diciamo, medio chiara. Se già ce l'avete media,
vi può fare la strisciata un po' grigietta e tanto luminosa. Se avete una pelle chiara, al contrario, avete difficoltà a trovare un illuminante abbastanza chiaro, questo è perfetto. Mi piace tantissimo che ci siano le due parti, più rosa e più giallina, così si possono abbinare a seconda del look che si sta realizzando. Mi piace tantissimo che sono super mega luminosi, guardate qui, e vi ripeto, non si vedono i glitter all'interno, ma sono proprio quasi specchiati. Hanno un effetto non troppo pesante sullo zigomo, nel senso che non vi danno quell'effetto polveroso di illuminante che costa due soldi. Sembra un illuminante molto più costoso e mi dura tutto il giorno sul viso. L'altro illuminante è questo qui, che praticamente si chiama Highlight Compact nel colore Opulence, ed è questo. Se ci fate caso, è molto scuro come illuminante. Questo per una pelle scura è secondo me bellissimo. Ovviamente su di me mi fa la striscia arancione, quindi non può essere utilizzato come illuminante su una pelle chiara. Che cosa faccio però? Lo utilizzo come topping per il blush, soprattutto quando realizzo dei trucchi molto leggeri e non voglio l'illuminante pesante sullo zigomo. Prendo con un pennello grande, cioè utilizzo questo qui, di cui vi parlerò tra un secondo, praticamente faccio questa cosa nell'illuminante, batto via l'eccesso e lo applico sopra al blush, proprio per dare un effetto luminoso e super sano a tutto lo zigomo. Prima che mi dimentichi, voglio appunto parlarvi di questi pennelli qui, che sono quelli che utilizzo sempre. Questi pennelli li ho scoperti quest'anno e sono qualcosa di fantastico, sono 12 nel set, sono quelli di BH Cosmetics, costano pochissimo perché costano 29 euro, e per un set super completo come quello, quindi avete il pennello per la cipria, il pennello per il blush, il pennello per sfumare gli ombretti, quello per applicarli, insomma è davvero molto vario come, come set di pennelli, il prezzo è molto buono. Le setole mi piacciono tantissimo, non si sono staccate, il manico ha retto benissimo, quindi se state cercando un set di pennelli economico vi consiglio di dargli un'occhiata. In tanti magari staranno pensando, sì vabbè, ma 30 euro non è economico. Vi posso assicurare che se prendete dei pennelli ancora più economici, certo ce ne sono anche di più economici che valgono, al momento non li ho trovati, quindi se avete qualche consiglio lasciatemelo scritto qui sotto in un commento. Però quello che rischiate di fare è di prendere magari a 10 euro un set di pennelli super economico, che però dopo due mesi si sfonda completamente perché il manico si stacca, le setole pungono, le setole iniziano a staccarsi, magari iniziano a perdere colore quando li lavate. Vi consiglio di magari aspettare un pochino più di tempo, mettere da parte i soldi e prendere un set di pennelli del genere, che è super completo, comunque il prezzo non è eccessivo, però ne vale davvero la pena. Ritornando agli illuminanti, quest'anno ho utilizzato tantissimo il Master Chrome nel colore 100 Molten Gold di Maybelline. L'illuminante è questo qui, anche questo se ci fate caso è un po' scuro per come sono in questo momento. Se avete una pelle più scura della mia sicuramente andrà benissimo come illuminante, io lo utilizzavo tantissimo quest'estate. Al momento mi rimane un po' difficile utilizzarlo perché appunto sono diventata bianchissima come tutti gli inverni, però anche questo qualche volta lo applico un po' sparso su tutto lo zigomo per dare una luminosità appunto a tutto il blush. Passiamo alle sopracciglia. Allora, quest'anno ho scoperto un'altra matita per le sopracciglia oltre a quella di Nabla che mi piace tantissimo, che è la NYX Precision Brow Pencil, credo si chiami così. La mia è nel colore espresso. Il problema è che, scusate, non riesco a parlare perché mi sono morsa il labbro qui dentro ieri e mi è venuta un'afta gigante, quindi se vedete che ogni tanto parlo tipo così, questo è il motivo, mi fa malissimo. Comunque questa è la matita che ho scoperto, il problema è che ho sbagliato colore, ne ho preso uno che è un pelino troppo chiaro e molto rossiccio, quindi in questo momento sto mischiando questa matita comunque con quella di Nabla. Però in generale, se cercate una buona matita per sopracciglia, guardate tra quelle di NYX. Questa mi piace perché ha il pettinino da una parte e dall'altra parte è fatta in questo modo, cioè non ha la punta sottile, vedete? È tipo obliqua, molto simile alle seconde uscite di Anastasia Beverly Hills.
ci si mette un secondo a riempire le sopracciglia e sono super facili da utilizzare. Devo solo prendere il colore giusto, magari la prossima volta che vado in negozio. Passiamo agli ombretti. Sì, direi di sì. Oh mio Dio, sono già 18 minuti che sto parlando. Come passa il tempo quando ci si diverte, quando si vedono tutte queste cose di trucco. Mamma mia, non mi sono accorta che stavo parlando da così tanto tempo. Allora, il video durerà tantissimo, ragazzi. Una palette che ho scoperto quest'anno è quella di Colored Rain, che è la Cheers to the Beauty, che è questa fantastica palette qui. Lo sapete, amo follemente gli ombretti di Colored Rain. In realtà quest'anno ne ho acquistati anche degli altri, adesso che mi sto ricordando. Spero di non dimenticarmi nulla in questo video. Gli ombretti di Colored Rain che ho acquistato sono, forse sì, questo qui sopra, e poi ce n'è un altro che, se non sbaglio, è lui. Sì, esatto. Ah, ecco, sì, sono questi quattro. 1, 2, 3 e 4. Sono degli ombretti pazzeschi, super mega scriventi, sono quasi bagnati quando li applicate da asciutti, quando li applicate da bagnati sono ancora più belli, e la cosa bella è che costano pochissimo. Se prendete le cialdine così, li pagate intorno ai 5 euro. Se prendete la palette, costano molto, nel senso che la palette costa intorno ai 50 euro, qualcosa del genere. Però se utilizzate solo qualche colore e prendete le cialdine, sono molto convenienti, cioè parliamo, costano meno di quelli di Kiko, forse qualcosa del genere. Questa palette è davvero bellissima, non c'è bisogno neanche che ve ne parli, già vi ho fatto il tutorial, la recensione, ve l'ho fatta vedere nel video dei preferiti, mi piace tantissimo. L'unico problema è che mi hanno detto che la stanno togliendo dal commercio, infatti era tipo svenduta al 50% sul sito di Colored Rain. Quindi non so se la troverete ancora. In compenso, se trovate la palette, la Queen of Hearts, che è quella che vi faccio vedere sempre, che è questa qui, sempre di Colored Rain, prendetela, perché credetemi, mi ringrazierete, davvero una palette bellissima. E mi dispiace che stiano togliendo questa dal commercio, ma magari, siccome ci sono degli ombretti di colori abbastanza particolari all'interno, non è andata come la Queen of Hearts. Prossima palette che a me sembra di aver scoperto quest'anno, mi sembra sia uscita quest'anno, la Soul Blooming di Nabla. Anche gli ombretti di Nabla sono molto molto carini, e questa qui, se non sbaglio, è uscita in primavera. Scrivetemi se sto dicendo una cavolata qui sotto. In generale gli ombretti di Nabla sono molto molto carini. Li trovate o nelle palette, oppure li potete acquistare singolarmente, ancora una volta, se magari vi piace solo, se vi piace o se utilizzate solo qualche colore. Sono molto sfumabili, si applicano veramente benissimo, sono super pigmentati. Alcuni, diciamo, si applicano meglio bagnati rispetto ad altri, cioè gli ombretti brillanti non sono super metallizzati, super brillanti come quelli di Colored Rain. Però se cercate, diciamo, un look da tutti i giorni e facilmente realizzabile in generale, vi piacciono comunque degli ombretti che si riescono a gestire facilmente, io vi consiglio di guardare tra le palette di Nabla. Quello che non mi piace tanto delle palette di Nabla è che mi sembra sempre che la selezione colori sia un po' simile. Questa cosa credo la beauty community in generale l'abbia notata, nel senso che ho visto i commenti sotto alla foto dell'ultima palette che hanno fatto uscire, che è quella Poison Garden, se non sbaglio, qualcosa del genere, e un po' tutti pensavano le stesse cose, nel senso che sì, ci sono degli ombretti diversi mai visti prima, però in generale le tonalità delle palette sono molto molto simili, cioè una non è super fredda e l'altra super calda, c'è sempre un po' un mix di tutti, quindi magari chi vuole degli ombretti più grigietti non compra la palette, perché non se ne farebbe nulla di quelli caldi. Spero di essermi spiegata, però in generale gli ombretti sono molto belli. Parlando di ombretti super mega fantastici, non posso che non menzionarvi la Vault Collection di Jaclyn Hill. C'è stata una grandissima polemica intorno a questi ombretti, perché ancora prima che venissero messi in vendita hanno notato che c'era, come si dice, un'inconsistenza nella formulazione. Viene tipo in inglese si dicono inconsistency, quindi credo si dica inconsistenza in italiano, però non ne sono sicura. Non so quale sia il termine proprio esatto, cioè alcune palette erano fatte meglio di altre, alcune erano più polverose e meno scriventi. Quindi che cosa hanno fatto? Le hanno fatte rifare tutte quante,
Però anche lì tante persone dicono che alcune palette non sono uscite benissimo e insomma c'è stata una grandissima polemica. Io vi parlo per quello che ho provato, l'ho comprata di tasca mia e vi dico come al solito le mie opinioni. Secondo me sono delle palette molto molto belle, gli ombretti sono di una qualità fantastica, si sfumano benissimo e sono super mega pigmentati. Potete o acquistare tutte e quattro le palette insieme, come ho fatto io in questo caso, oppure le potete acquistare singolarmente. Mi sembra che insieme costino una cinquantina di euro, 45, 50, qualcosa del genere. Invece singole, se non sbaglio, sono sui 17 euro. Ogni palette ha una tonalità diversa. Proprio questo è quello che vi dicevo manca, secondo me, alle palette di Nabla. Vedete, se io apro questa, palesemente proprio tanto diversa da quest'altra. Quindi se mi piacciono i viola, compro questa. Tornando alle nostre palette, sono davvero fantastiche. Queste sono le prime due. Questa è quella che mi è piaciuta di meno, ma per un semplice fatto di selezione colori, non di qualità degli ombretti all'interno. Non utilizzo questi colori, quindi è proprio quella che ho utilizzato meno di tutti. Questa invece, sorprendentemente, è quella che ho utilizzato più di tutti in assoluto, è una palette fantastica, mi piace tantissimo. E poi gli ombretti all'interno non sono per niente banali. Ce ne sono alcuni che magari assomigliano ad altri già visti, però in generale sono davvero degli ombretti particolari. E queste sono le altre due. Queste secondo me un pelino si assomigliano. In questa c'è un pizzico in più di giallino e di verde, invece quest'altra c'è più rosa, fucsia, tipo questo qui. È un rosso che però applicato vira un pochino sul fucsia e poi c'è questo e quest'altro che sono più violetti. Ho ancora un'altra palette da farvi vedere, spero che non vi stiate annoiando, ed è ovviamente lei, la Norvina. Non so se è uscita nel 2017 o nel 2018, io l'ho comprata nel 2018, secondo me è uscita quest'anno. È una delle mie palette preferite, è qualcosa di pazzesco. Gli ombretti sono super mega scriventi. Gli ombretti shimmer sono super mega brillanti, anche questi, come quelli di Color Drain. Cioè, li applicate da asciutti e sembrano bagnati, sono super metallizzati, super brillanti, sono un po' polverosi e leggermente difficili da gestire se non avete tanta manualità perché sono degli ombretti davvero tanto scriventi. Anche gli opachi, quando li prendete, dovete prenderne veramente un pizzico, cioè io poggio il pennello e batto l'eccesso. Quindi se siete proprio alle prime armi è una palette che vi sconsiglio di comprare, altrimenti, muah, fantastica, mi piace tantissimo. Passiamo alle ciglia, che come sapete sono una parte super importante per il trucco. Il mascara che ho utilizzato, cioè ho utilizzato solo lui quest'anno, non mi ricordo neanche se l'ho scoperto quest'anno o l'anno prima, però ve ne parlo perché ho utilizzato solo lui nel 2018 ed è il NYX Worth the Hype. Quando faccio le storie su Instagram, quando metto le foto, quando faccio i video in cui non porto ciglia finte, mi chiedete tutti che mascara indossi, è sempre e solo lui. Questo mascara per me è la perfezione. Mi piace tantissimo la formulazione, mi piace tantissimo lo scovolino, è super volumizzante, ogni passata che fate non va ad attaccare le ciglia, al contrario, le va a separare e a volumizzare ancora di più. Come vi dico sempre, il mascara è una cosa super soggettiva, io mi sono follemente innamorata di questo e per il momento non riesco davvero ad utilizzare nient'altro. Per quanto riguarda le ciglia finte, penso che lo sappiate perché vi ho fatto venire il vomito di queste ciglia, le ho messe in ogni singolo video. Sono le 252 di Ardelle, che sono quelle che ho su in questo momento. Non so per quale motivo mi sono follemente innamorata di queste ciglia. Non sono troppo lunghe, ma sono super voluminose. Costano pochissimo perché costano tipo intorno ai 7-9 euro, qualcosa del genere. Però per come sono fatte, sembrano quasi, quasi quelle ciglia, tipo quelle che costano 40 euro fatte con le setole naturali, cioè sono davvero delle ciglia bellissime. Se non le avete provate, vi consiglio di farlo se portate le ciglia finte. La banda è super confortevole, è veramente morbidissima e appunto mi sono innamorata. Le porto sempre, 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 non riesco più a farne a meno. Ogni volta che metto altre ciglia, mi rendo conto di volere sempre queste, cioè quindi metto altre ciglia, però dico uffa, forse quelle altre erano più belle. Per il momento sono incastrata nelle 252 di Ardell, devo farmi, non lo so, una scorta a vita e dovete assolutamente provarle. Passiamo alle labbra.
Quest'anno per me è stato un po' l'anno dei nude. Mi sono accorta negli anni precedenti di indossare quasi esclusivamente rossetti colorati, sgargianti o comunque quando li compravo prendevo sempre quelli, poi cercavo dei nude e non ce li avevo. Quindi quest'anno mi sono focalizzata alla ricerca del perfetto nude. Partiamo dai gloss. Ho portato anche i gloss quest'anno, infatti sono super contenta. Un gloss che mi è piaciuto tantissimo è questo qui nel colore Boho di Morphe. È un rosa... Non rosa bambolina, non so neanche come spiegarvelo, è tipo una specie di rosa naturale, quindi non contiene né troppo pesca né troppo rosa. È quello che ho su in questo momento, ovviamente ho un rossetto sotto, non è appiccicoso per niente, cosa che amo nei gloss, non mi piace quelli che fanno tutte le lineette al centro delle labbra. Un altro che mi è piaciuto tantissimo è questo qui, come si chiama? Keep It Full di Milani nel colore 01 Champagne. Anche questo molto molto carino, questo è leggermente più pescato dell'altro. Questo è un pochino più trasparente, quello di Morphe lascia un pochino più di colore, però allo stesso tempo un pochino più riflettente. Quell'altro è a metà, cioè quell'altro è più un gloss colorato, questo è più un gloss che invece dà una super luminosità. Un altro che mi è piaciuto tantissimo è questo qui di NYX, che si chiama Lingerie Gloss nel colore Sable, e anche questo è un gloss che comunque lascia parecchio colore e non è luminoso come quello di Milani. Questo qui è a base leggermente più marroncina. Quando realizzo, non lo so, dei trucchi in cui voglio delle labbra quasi spente, questo è il gloss che vado a mettere e non so per quale motivo mi piace tantissimo l'effetto. Passando ai rossetti, uno che ho utilizzato tantissimo quest'anno è Pillow Talk di Charlotte Tilbury, che è tipo il nude perfetto che tutti vorrebbero. Ed è questo qui, è un nude che va bene veramente per tutti quanti, per qualsiasi carnagione, e bellissimo, super confortevole sulle labbra, dura tantissimo anche se è un rossetto, non è un rossetto liquido, quindi ovviamente non resiste tipo all'uragano, però è un rossetto che resiste bene, diciamo, per i rossetti in generale. Altri rossetti che mi sono piaciuti tantissimo quest'anno e che ho utilizzato un sacco sono questi qui, che sono i Color Sensational Matte di Maybelline. In particolare ho utilizzato tantissimo questo colore, che è il 983. Ho utilizzato un sacco anche il 981. Vediamo se ce l'ho qui. Non ce l'ho qui, sta in borsa. Comunque è una specie di versione più chiara di questo. Quello lì lo utilizzavo soprattutto al centro delle labbra per fare un bellissimo punto luce. Se cercate dei rossetti opachi e confortevoli, guardate tra quelli di Maybelline della linea Color Sensational Matte. Molto simili sono i Color Rich di L'Oreal. Questo colore è tipo perfetto per le mie labbra, è il 633 Mocha Chic. È quel nude che quando lo mettete non si vede quasi che avete il rossetto. Cioè è come se, non lo so, fosse il vostro colore delle labbra, ma migliore. Questo l'ho indossato soprattutto quando non volevo un colore troppo impegnativo sulle labbra, quando volevo qualcosa che, diciamo, passasse inosservato. Passiamo ai rossetti liquidi. Non ho qui quello di Jeffree Star nel colore, non mi ricordo, ve lo scrivo qui. Anche quello mi è piaciuto tantissimo, è tipo un bellissimo nude a base marroncina, molto chiaro. Quello abbinato ad un gloss, bellissimo ragazzi. I rossetti di Jeffree Star sono veramente bellissimi e nel 2019 devo assolutamente prendere altri colori. Un rossetto che sto indossando da poco, ma che, diciamo, mi ha colpito nel cuore, è stato quello di Dose of Colors nel colore Stone. È anche questo un nude a base malva. Questo qui quando lo applicate tende leggermente ad ossidarsi, quindi diventa un pelino più scuro. Anche questo, come quelli di Jeffree Star, molto molto confortevole sulle labbra, però rispetto a quello di Jeffree Star tende ad andare via un pelino prima. Anche di questi sarei curiosa di provare altri colori. Rossetti che ho portato tantissimo quest'anno sono quelli liquidi di Nabla. In particolare ho messo tantissimo Vanilla Queen, che è questo bellissimo nude chiaro. Sembra quasi una versione del rossetto liquido del gloss di Morphe. Questo qui è molto molto bello applicato, però come tutti i rossetti liquidi tende ad ossidarsi leggermente, quindi diventa un pelino più scuro. Però se cercate un nude abbastanza chiaro come rossetto liquido, questo è perfetto. Mi è piaciuto tantissimo anche Rumors, è un rosso
pazzesco, eccolo qui. È un rosso a base blu che tra l'altro fa sembrare anche i denti super mega bianchi. Altri rossetti che ho messo tantissimo e che diciamo ho riscoperto sono quelli di Jeffree Star della linea Hydra Matte. Ce ne ho di tre colori, uno è Serenity, l'altro è 90210, l'altro invece è... niente, ho un vuoto di memoria, non mi ricordo niente in questo video, anche questo ve lo faccio comparire qui sopra. Questo qui è Serenity ed è un bellissimo nude a base pescata arancione. Questo si vede che è parecchio arancione, mi piace moltissimo abbinare questo rossetto con il gloss Boho di Morphe. Secondo me abbinare una base arancione con qualcosa di rosa, di rosa crea un colore davvero particolare e bellissimo, una cosa che mi piace fare da un sacco di tempo. E l'altro è 90210, che è quello che porto in questo momento sotto al gloss. Niente ragazzi, questi sono i miei preferiti del 2018. Fatemi sapere con un commentino qui sotto quali sono stati i vostri. Spero di non avervi annoiato con questo video, anzi, spero di avervi fatto compagnia. Ricordatevi che potete sempre mettere un bel pollice all'insù se il video vi è piaciuto oppure iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video che è il primo del 2019. Ciao, buone feste e buon anno!